da Paolo Sinibaldi, immagini in montaggio di Mauro Iezioni per la TV Lab. Trofeo Judo Italia Abruzzo, qui dal pattinodromo di Pescara, organizzazione splendida. Kodokan Chieti, folla di partecipanti, atleti provenienti da tutte le parti d'Italia. Per un evento così importante, per un weekend così importante, molti, anche gli esponenti della Federazione Nazionale che sono venuti a Pescara per visionare, ma anche per dare il loro contributo in una fase della stagione particolarmente importante. Abbiamo un'affluenza di 600-700 atleti della classe esordienti che si sono dati appuntamento qui in occasione dell'ultima tappa del circuito Italia per questa classe, e i migliori poi andranno di diritto in finale al campionato italiano. È una competizione comunque che è stata magistralmente organizzata qui a Pescara, in questa bellissima location, dal maestro Tavoletta, unitamente al comitato regionale Abruzzo e ovviamente con il supporto dell'amministrazione locale. È anche una fase strategica del calendario questa, no? Sì, praticamente sì, perché subito dopo per questa classe, come dicevo prima, avremo il campionato italiano. Però questo, non scordiamoci che l'anno olimpico, a luglio le nazionali maggiori, dice i senior, saranno impegnati nell'Olimpiade di Parigi. E devo dire con molta soddisfazione che l'Italia sta facendo proprio un risultato ad oggi che non ha eguali nel passato. A oggi abbiamo già 8 qualificati alle Olimpiadi e contiamo di averne altri fino a un massimo di 14. Vediamo un attimino come andrà. Scaramanticamente parlando, mi tengo basso con i pronostici, però è normale che le speranze e le certezze sono quelle di riuscire a qualificare quasi la totalità dei 14 posti a disposizione. L'evento sta andando benissimo, oltre le aspettative abbiamo un'organizzazione di tutto rispetto fornita dalla federazione. Per quanto riguarda il movimento judoistico, ha subito un enorme danno da parte del Covid, in quanto il nostro sport è stato tra i più colpiti dalle norme restrittive da parte del governo, ma adesso ci siamo rialzati benissimo. I tesseramenti sono cresciuti moltissimo nell'ultimo anno e speriamo di tornare a essere tra le regioni di spicco per questo sport. Ecco Mosè, abbiamo anche alcune punte abruzzesi che si sono fatti valere anche a livello mondiale, no? Ne vogliamo parlare un attimo? Assolutamente sì, nonostante il periodo, ribadisco, del Covid, abbiamo avuto da parte del club chietino Kodokan Chieti due punte di diamante, che sono Lucio Tavoletta, Alessandro D'Urbano, che comunque sono fatti valere sia a livello nazionale, soprattutto a livello internazionale, e continuano a essere le nostre due punte di diamante che possiamo vantare a livello abruzzese.
io penso che uno dei presupposti fondamentali di una disciplina è la visibilità esterna, o meglio l'idea che si pone una persona che arriva direttamente in un impianto sportivo oppure lo segue in TV o altro. Quello che noi siamo riusciti a fare è creare un format organizzativo, per cui quello che si vede oggi qui a Pescara è quello che si sta vedendo oggi in Veneto, quello che si vede in Sicilia, quello che si vede in ogni evento della manifestazione, vale a dire un impianto ben strutturato, ben organizzato, e dove coloro che partecipano, sia il genitore ha il piacere di accompagnare il figlio e ne è fiero di farlo, portarlo in una disciplina strutturata in questo modo, anche perché noi parliamo di sport da combattimento, sport da contatto, i quali si presuppongono delle basi, avere ordine, disciplina, e specie in questo momento storico della nostra civiltà è importante educare i ragazzi con un qualcosa che dia delle regole. Pietro Amendola, come Silvio Tavoletta, è un papà d'arte, non si limita soltanto a portare in alto questi eventi, ma ha una storia sportiva non da poco. Ma sì, anche perché diciamo queste discipline che sono molto dure, ci vuole sempre uno stimolo, uno spinto della famiglia. Io mi ritengo fortunatissimo, sono papà di tre figli, i quali sono tutti e tre judoka, lottatori e pancraziasti, fanno il pancrazio. Una delle mie figlie in nazionale è vice campionessa mondiale proprio lo scorso ottobre a Riyadh, e adesso è in preparazione per i campionati europei under 23 di lotta. Diciamo, ci riteniamo fortunati perché sono discipline che richiedono molto sacrificio, e se non ci sono le famiglie vicino e che sono a sostegno, perché è vero raccogliere risultati, ma per raggiungere un obiettivo ci sono tante lacrime e sacrifici, per cui da genitore sono fortunatissimo e contentissimo di poter avere dei figli che sono appassionati a quella che è stata la mia passione. Al vertice della macchina organizzativa di Kodokan Chieti, il maestro Silvio Tavoletta, ex judoka di altissimo livello, oggi grande dirigente e papà d'arte. È un evento importante perché è il primo e ultimo evento prima della finale dei campioni italiani, della categoria under 15, quindi parliamo del futuro della nostra Italia, judoistica ovviamente. I ragazzi che sono qui sono ad altissimo livello, sono selezionati da tutto il centro-sud, perché in contemporanea si svolge una tappa anche in Veneto, ma devo dirvi che abbiamo anche qualche presenza dal nord Italia. Questo evento prevede due giornate, la prima è il Trofeo Italia Under 15, sono tre tappe in un anno, ma questo è l'anno olimpico, per cui nel primo semestre c'è molto di più, è molto più importante la lotta per la conquista del titolo, perché poi si svilupperà tutta la stagione futura, e soprattutto ci sarà il giorno di domenica che avremo tanti fanciulli e ragazzi, e bambini under 12 e under 10 che si confronteranno in amicizia, dove l'attività pedagonistica diciamo ha il suo culmine nel confronto col proprio compagno. State facendo grandi cose, grandissime cose a livello organizzativo, lo vediamo, ma anche a livello agonistico di risultati. Non è il primo anno, perché Kodokan è una società storica, però gli ultimi anni sono stati ancora più performanti. Allora sì, gli anni diciamo 2000, dal 2022 al 2023 abbiamo avuto diversi titoli italiani, abbiamo avuto il titolo italiano a squadre under 18 con due titoli italiani di Alessandro D'Urbano e Lucio Tavoletta, che poi si è ripetuto l'anno successivo, ma soprattutto è diventato campione europeo under 18 e campione del mondo under 18, ma Alessandro D'Urbano è arrivato secondo ai campioni del mondo, risultato storico per tutte le società in Italia, perché mai un atleta
era riuscito a fare il triplete, campionati italiani, europei e mondiali, e mai nessun club in Italia aveva avuto due finaliste campionati del mondo, per cui onore al Codo Canchieti, ma onore ai ragazzi che sono eccezionali. Per chiudere, Silvio, finalmente hai degli eredi, perché anche tu sei stato un ottimo judoka, li stai cominciando quantomeno a intravedere, i tuoi eredi, poi dovranno confermarsi negli anni. Allora, io più che individuare degli eredi, e ne ho tanti per fortuna, tutti degni di superare i maestri, io intravedo un modo di affrontare lo sport, è un percorso educativo che fa nascere alcuni principi che oggi sono dimenticati, quelli che poi danno valore alla vita umana, innanzitutto il rispetto, il sacrificio, il coraggio, la perseveranza, e proprio in quest'ordine noi li insegniamo. È quello che vedo come eredità, come legacy, come dicono gli inglesi nel mondo sportivo, è proprio questo: fare in modo che lo sport, il judo in particolare, che è uno sport di lotta, sia invece il sinonimo di amicizia e sviluppo e soprattutto mutua prosperità. Cioè, se chi mi sta a fianco soffre, io devo aiutarlo, altrimenti non posso stare bene. Se ognuno di noi, ogni sportivo portasse questa massima, questo valore in giro per la sua vita, probabilmente il mondo sarebbe migliore, non soltanto per il judo. I Golden Boy del judo abruzzese, italiano e mondiale, non sono fratelli di sangue, ma lo sono nella vita. Alessandro D'Urbano e Lucio Tavoletta. Sembrano fratelli, ma non lo sono. Sono fratelli di sport, perché veramente hanno vissuto insieme tante battaglie sportive. Alessandro D'Urbano e Lucio Tavoletta, che sono le punte di diamante della Codo Canchieti, ma del movimento judo in Abruzzo e in Italia, direi anche nel mondo, caro Alessandro. L'anno scorso è stato eccezionale, ma anche quest'anno è cominciato benino. Sì, sì, sicuramente l'anno scorso con i nostri risultati ai mondiali, con Lucio vincitore dei mondiali a categoria standard e Kirio a 181, diciamo che ci siamo immersi in questo bellissimo mondo, ma anche quest'anno abbiamo iniziato con delle belle medaglie, come il bronzo ai campionati dell'anno Under 21, quindi siamo molto soddisfatti di questi risultati. Lucio, come sta andando? Perché ti vediamo molto impegnato anche nell'organizzazione oggi, Beh, è comunque sempre bello percepire cosa si prova stando dall'altra parte, diciamo. Di solito siamo abituati a fare le gare, non a organizzarle. È un'esperienza diversa, ma allo stesso tempo faticosa, però è divertente, perché è un modo di vivere il judo in una maniera diversa. Io vi ho detto, sembrate fratelli, ma voi in realtà lo siete anche un po' fratelli. Beh sì, noi comunque condividiamo tutta la nostra vita insieme, andiamo a scuola insieme, comunque abbiamo più o meno gli stessi interessi, ci alleniamo tutti i giorni insieme, quindi è un po' come se lo fossimo. Anche in classe, chi è il più bravo? Non si può dire, non lo so. Sicuramente dai, Lucio è molto più bravo, soprattutto... No, scherzo. Lui è un po' più umanistico, io un pochino più scientifico. Allora, l'obiettivo del 2024 a livello scientifico e a livello umanistico, il vostro, no? Nello sport, dico. Beh, 2024 sicuramente costruire molto e prepararci per gli anni prossimi, che saranno molto intensi, ma che comunque saranno ricchi di cose nuove, perché abbiamo cambiato categoria di età e quindi è un judo un po' diverso, però possiamo sempre migliorare prendendo spunti da varie situazioni. L'umanistico. Io dico che quest'anno è anche un po' di passaggio, perché siamo appena passati di categoria, quindi non escludiamo comunque il fatto di riuscire a fare risultato. E in ogni modo quest'anno serve costruire il percorso che seguirà i prossimi due anni da junior, quindi siamo più che soddisfatti di quello che stiamo facendo e ancora di più di quello che faremo nella strada facendo.
Saluti e grazie. Saluti da Paolo Sinibaldi, grazie a Codo Canchieti che ci ha permesso tutto questo, a Mauro Iezzoni, la TV Lab per la realizzazione del servizio. Alle prossime, vogliamo aprire un mondo di la TV Lab anche per le arti marziali, anche per il judo.